Tahu ge jerot. Tahu ge jerot. Ciao guys. Ciao guys. Selamat datang kembali di channel Jelajah Italia. Italia. Masih bersama saya Bro Chan dan Tekla. Amore. Amore. Oke okay, guys, kita tanya-tanya nih. Apa kabar di rumah ya? Semoga puasa kalian masih berjalan dengan lancar. Dan oh ya nih, kali ini Bro Chan sudah memasak makanan request kalian semua, bagi kalian yang sudah request ya, yaitu cimostriamo si. Tahu gejrot ya, tahu gejrot bersama dengan sayuran ya. Jadi kita harus makan sayuran supaya bagus buat badan ya. Bagaimana enaknya? Dan jangan lupa stay tune terus bersama Bro Chan dan Amore di Jelajah Italia. Masih kembali lagi bersama saya Bercandan Amore Tekla. Sekarang kita coba tentunya pakai nasi ya. Nasinya harus makan nasi biar no nasi no power ya. Jadi kita coba bagaimana enaknya tahu gejrot buatan pertama Percan. Kita bareng-bareng baca Bismillah. Ini Amore, sedikit dulu ya. Taruh di atas, hati-hati ada cabai. Peperoncino. Tahunya. Okay. Sayur. Sayur. Saya taruh kuahnya di atas ini. Enak. Jadi saya pakai cabenya sedikit teman-teman ya, cabai hijau dan cabai rawit merah. Kalau pedes-pedes kita takutnya sakit perut nanti. Pengen apa, Mare?
di merde. Grazie mille. Ok. Come si dice? Buon appetito. Selamat makan. Selamat makan. Un po' dolce. Però buono, cavolo. Allora, questo piatto si trova praticamente originale a Cirebon. Cirebon. Tao di Giorgio. Buonissimo. Pemirsa, jujur nih ya, Bro Chan baru pertama kali bikin Tao di Giorgio sendiri. Rasanya magnus. Apa sih dice? Magnus. Sorry ya, makannya pakai garpu. Terima kasih buat orang Cirebon. Gak tahu siapa yang menemukan menu ini, pokoknya top. Bravi, grazie. Perché te l'hanno consigliato? Dobbiamo chiedere scusa perché noi siamo solo in due? Il resto della famiglia questa sera ha cenato dalla nonna. Mantap, teman-teman. Ancora va? Beh. Tahu? Direi sì. Ok. La salsa con cosa l'hai fatta? La salsa vengono fatti con l'acqua, tutto bollito. L'acqua, sì. Poi zucchero di canna, si sente, sale e sai, tipo l'aceto di Java. E qual è? Assam Java, tipo una bacca, però io ho fatto delle cose. Yani, jadi Bro Chan memang nggak pakai asam Jawa bikinnya karena susah sekali di sini nemuinnya gitu. Jadi Bro Chan bikin sendiri ramuan, jadi kayak kecap asin dicampur dengan sedikit kayak apa ya? Kayak balsamic, tapi bukan balsamic yang wine, balsamic dari apel. Jadiin satu, di mix sedikit garam. Ya perbandingannya gitulah, 50-50. Ya menurut Bro Chan dan Amore enak, enak ya. Enak. Enak, enak. Cirebon Tao di Giorgio is the best. Yeay! Cirebon Is it bom? Picante, no? No, non tanto. Però non ho mangiato, però così. Non l'hai mangiata? No. Jadi Bro Chan sengaja nggak diulek supaya nanti takut pedesnya apa merambat ke semuanya ya, tapi segininya udah pedes bener nih. Pokoknya level cabenya beda banget dengan di Indonesia. Cabenya dari Sicilia nih, wah pedes, makanya sengaja dipotong aja. Sorry. Oke guys, bagi kalian yang mau request for the next video, yes, tulis di mana, di komen di sini di bawah, remember, sebanyak banyaknya ya. Ayo, vado avanti a mangiare perché merita. Mau nasi lagi nggak? Ho finito. Ah giusto, okay. Magari un po'. Ringraziamo a chi che sempre ci ha seguito. Assolutamente. E tu? Grazie per tutti coloro che ci seguono dall'inizio e che man mano ci stanno seguendo in tutti i nostri video. Vi ringraziamo e che altro? E speriamo che cresciate sempre di più. Tu riesci a man kalian sebanyak-banyak ya guys.
vuol dire che quello che hanno scritto vuol dire che hanno, come si chiama, apprezzato e care. Grazie anche per tutti i consigli, insomma, ci date. Terima kasih. Kami tidak berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih banyak. Karena kalian sudah benar-benar membuat kami, kami sih dicecam, aumenta il coraggio, spirito di andare avanti per fare nuovi contenuti. Sì, ti danno come una spinta, una fiducia anche in te stesso, comunque nei nostri, nel nostro video, nel nostro canale. E quindi siamo sempre più invogliati ad andare avanti e a fare meglio. Enak, bener-bener enak. Dobbiamo chiedere scusa per chi che non ha ancora stata risposto ai commenti, perché talmente sono tanti, facciamo un po' fatica e non facciamo in nel senso tempo. In tempo e facciamo fatica a rispondere una ognuno e ogni commenti che avete scritto, però in qualche modo cercheremo di rispondere anche con le cuoroncini, va bene ragazzi? Urabis. Uda. Ok guys, quindi i tuoi commenti, che ne dici amore su Tao Vigilò? Beh, dico, è buono, non l'avevo mai assaggiato prima, è un piatto più che tende al dolce, quindi ha questo sentore un pochino appunto dolciastro. Un pochino salato. Però più che dolce. Sì, diciamo che la versione Chandra è più dolce che salata. Io sono dolce. Esatto. Però è buono, poi il tofu così, beh, il tofu poi fritto, ma prende un po', si inzuppa all'interno del sughetto. Mm-hmm. È un po' particolare da mangiare anche la consistenza, però è buono. Mi è piaciuto. Bene, quindi dobbiamo consigliarti tutti. Bisogna che lo facciamo provare al resto della famiglia sicuramente. Jadi bakalan ada Tao Vigilò season 2. Allora, ci salutiamo allora. Dobbiamo dire terima kasih. Jadi jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe di channel Jelajah Italia, aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tetap mengetahui jika ada video-video baru dari channel kami. Jangan lupa like-nya supaya kami tambah lebih semangat, dan share supaya yang lain juga tahu kalau ada channel kita, ya. Dan saya Brocan dan Tekla. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Ci sentiamo. Ciao.